interessa sapere il perché di Habitual Tourist. Perché hai scelto di fare questa cosa? Praticamente abbiamo cominciato a girare per i paesi limitrofi cercando anche niente, solamente per girare, andiamo al paese a fianco, chi ci sta. E praticamente la cosa è nata così, andavi a Petritoli, andavi a Carassai, passavi per Montevideo in combatte, tutti questi paesi quasi tutti disabitati, e ti viene in mente, ma questo palazzo di chi è, questa porta di chi è, il castello, quando è nato, perché, qual è la storia, e ti andavi su internet o cercavi in giro e trovavi poco e niente. No, perché non raccogliamo noi tutta la storia, la mettiamo disponibile, tutta la storia, tutta la cultura, metterla disponibile, anche per creare una forma di turismo, perché cioè, il turista tu lo puoi, tutti i modi per cercare di farlo venire, poi devi cercare di mantenerci il turista del territorio. Quindi diciamo che è un archivio digitale? È un catalogo del territorio. Poi dopo qua giù c'è la fondana, ristrutturata da poco, inaugurata. Ma era antica? Sì, ah. È antica. Ah. Quando ero piccola, qua ci andavamo a prendere l'acqua con la conca. Castignano è un paese ribelle, un paese caratterizzato come offida da costante ribellione e insofferenza al potere costituito ascolano. Perché? E perché erano paesi di confine, erano abbastanza grossi da potersi permettere una politica interna e si giostravano tra lo stato ascolano e lo stato fermano a seconda di come gli conveniva, come Ascoli si giostrava tra lo stato della Chiesa e il Regno di Napoli a seconda di come gli conveniva. Quali sono i luoghi simbolo di questa ribellione, secondo te? Forse ce n'è uno qui, questo muro bruciato con una scritta. Però non si sa, però c'è questo muro bruciato, quindi la chiesa è stata data. Gli hanno dato fuoco e questa qua era il castello, da qui cominciava il castello, il nucleo centrale. Si sa che è stato assediato diverse volte. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e... Bellissima chiesa, non so se al momento è aperta. C'è il famoso affresco del giudizio universale, simile a quello di Loreto Aprutino del maestro di Offida. Lei vive a Castignano qui? Sì, io sono nata di Castignano, qua giù sotto sono nata io. Quindi sempre vissuta qua? Sì. Cioè, poche persone abbiamo visto. Non c'è nessuno, è la Templaria. Carnevali, moccoli. Come si fanno i moccoli? Funziona che prima fai tutto il giro del carnevale, tutti mascherati con il carro, poi dopo la sera alle 7 spegne tutte le luci, con questi immoccoli dietro che dice fuori gli immoccoli, ce ne sta, inizia la sfilata, uno grande, grandissimo. Dopo vanno su a San Pietro, fanno un falò. Quanta gente partecipa? Tanta, quest'anno proprio abbiamo fatto il boom proprio. Sì, ma a parte che vanno tutti via, chi ci rimane qua? Se tutta la cultura scappa, qua è finito. Nel senso che la cultura, almeno in Italia, al momento vive un brutto periodo, non si può dire altrimenti. Perché sei rimasto qui, non è fatto come altre persone che se ne sono andate? Perché abbandonare le tue radici? Poi magari soffrire la nostalgia di qua e dire il posto dove siamo nati è disabitato, è spopolato, arriva il terremoto, è stato buttato giù la nostra memoria, poi piangiamo su Facebook, la nostra memoria. Non abbandonare le proprie posizioni penso che sia un segnale forte di rispetto della propria memoria.
quando